Oggi parliamo di questo blues di Charlie Parker, Billy's Bounce, questo è il titolo di questo brano, è un blues in fa ed è uno dei più gettonati blues nell'ambito jazzistico della storia del jazz. Billy's Bounce, come suonare il tema di Billy's Bounce col contrabbasso? Tutto si risolve praticamente in tre posizioni. La prima frase, partiamo direttamente, la prima frase ce l'abbiamo nella prima posizione, proprio. Perché il tema parte con un Do, quindi noi piazziamo il quarto dito sul Do in terza corda e facciamo la prima frase che è questa. Do, Si, Do, Fa, Sol, Diesis, La, Fa, Re, Fa, Re, Fa, Fa, Re, Fa. Do, Si, Do, Fa, Sol, La, Fa, Re, Fa, Re, Fa, Fa, Re, Fa, Fa, Re, Fa, Re. Qui abbiamo Sol, La, Fa, Re, Fa, Sol, Fa, Fa. Quindi tutta questa prima frase la facciamo comodissimi in questa posizione, la primissima posizione. Io chiamo le posizioni con nome che si usa per la chitarra o per il basso perché la ritengo più comoda, quindi la consideriamo una posizione di primo capotasto, dove il primo dito sta sul, diciamo, sul primo tasto, sta sul Fa. Do, Si, Do, Fa, Sol, La. Sol, Diesis, La. Fa, Re, Fa, Re, Fa. Il Re vuoto. Fa, Re, Fa. Fa, Re, Fa, Re. Sol, Diesis, La, Fa, Re, Fa, Sol, Fa, Fa. Poi c'è il proseguo, che sarebbe La col terzo dito, secondo tasto, La, Si, Fa, Sol, Diesis, Si, di Si bemolle, siamo in Fa di Si bemolle, quindi La, Si bemolle, Fa, Sol, Diesis, Si. A questo punto c'è il cambio di posizione. Devo andare col primo dito al Mi bemolle. Io sono arrivato, che ho fatto? E devo prendere il Mi bemolle col primo dito. Mi bemolle è al ottavo tasto. Settimo tasto c'è l'armonico, sarebbe Re. Un semitono sopra. Perché c'è questo frammento di frase che è Mi bemolle Do, Fa, Mi, Fa, Do, Mi, Do, Fa, Mi, Fa, Do. Col Mi bemolle sempre. Mi, Do in seconda, stessa posizione, terza minore. Fa, in prima, poi ancora Mi bemolle, ancora Fa, ancora, e quindi Do. Quindi abbiamo la seconda posizione che utilizziamo nel nostro brano dopo. Questo salto può essere un po' impegnativo, bisogna lavorarci. Si bemolle. Bisogna curare questo salto. Potete pensarlo con la tecnica di Striker, dello studio dei salti. Questo Si bemolle con il 4 fa come capo di posizione l'1 sul La bemolle, quindi La, Si, Si. Per poi beccare questo Mi bemolle potete
scendere prima dal Si bemolle, strisciamo col quarto dito al Fa e quindi mi esce Mi bemolle. È un modo per studiare questo salto. Quindi La, Si, Si. Becco La bemolle, Si bemolle. Striscio al Fa. Quarto dito su Si bemolle e primo dito sul Mi bemolle, per questo salto che è un po' chiaramente rischioso. E quindi riprendo da questa seconda frase. Mi, Do, Fa, Mi, Fa, Do, col Mi bemolle. E poi andiamo avanti. A questo punto salta fuori Mi naturale col terzo dito. Mi naturale, sempre in questa posizione, la posizione di ottavo capotasto. E qui facciamo una sesta maggiore, Mi, Sol, che sarà lo stesso Sol della corda vuota, però in terza corda. Mi, Sol, Fa, Fa diesis, e Mi bemolle, quindi Mi naturale, Sol, Fa, Fa diesis, Mi, Mi, Sol, Fa, Fa, Mi, tutto in una posizione. Mi, salto in terza corda, Sol, Fa, Fa, Mi. A questo punto vado indietro al Do. E questa è un'altra posizione da cui passiamo per fare il brano. Quindi, Mi naturale, Sol, Fa, Fa, diesis, Mi bemolle. Indietro al Do. Qui c'è questo salto dal Mi bemolle al Do, che è il Do, è al quinto tasto, col primo dito. Quindi il primo dito era sul Mi bemolle, il primo dito scende al Do. Do, Do diesis, Re, tutto in posizione. Qui ci sono gli armonici, quinto tasto c'è l'armonico, settimo tasto c'è il suo armonico. Questo salto Mi bemolle Do semplicemente con un glissato, uno studio in glissato, oppure anche in questa maniera. Quindi quest'altro salto meno impegnativo rispetto a quelli di prima. Quindi torniamo. Mi, Mi, Sol, Fa, Fa, Mi, Do, Do, diesis, Re. Successiva mi porta al Sol del dodicesimo tasto, l'armonico di metà corda. Quindi qui assumo la posizione che io chiamo di transizione. È una posizione in cui non si usa più il mignolo, ma non si usa ancora neanche il pollice. Non è ancora una posizione di capotasto, una posizione dove si usa il pollice, ma è una posizione in cui non si usa più il mignolo. Quindi io lo chiamo posizione di transizione. C'è chi lo usa il mignolo, secondo me è meglio non usarlo, cioè mi trovo meglio così. Questa è la scuola che ho imparato io. In questa posizione praticamente ho queste tre dita, 1, 2, 3, il mignolo non lavora più e il pollice è ancora dietro, anche se comincia ad essere spostato ovviamente, pronto ad uscire per andare al capotasto. Bene, posizione di transizione per Billy's Bounce, in questo caso la frase mi richiede queste note. Quindi c'ho Sol, che l'uso come armonico senza problemi, Sol, Fa diesis, quindi 2, questa posizione di transizione mi fa fare Sol col 3, Fa diesis, Sol bemolle, Fa con l'1, quindi io faccio Sol, Fa diesis, Re, stessa posizione armonico in seconda corda, vedete? Sol, Fa diesis, Re, poi scendo al Si bemolle in seconda corda,
terza corda. Quindi qui mi sono portato la posizione di ottavo capotasto, la stessa che usavo prima. Quindi Sol, Fa, diesis, Re, Si, Sol. Visto così sarebbe praticamente un arpeggio di Sol minore con la settima maggiore, Sol minore, Mi7. Sol, Fa, Re, Si bemolle, Sol. La nota successiva è un Fa, che mi trovo sullo stesso assolutamente tasto del Sol, cioè l'ultima nota che ho fatto. Sol, Fa, Re, Si bemolle, Sol, Fa. Quindi, se tengo la posizione corretta, questo Fa lo trovo perché ce l'ho già lì. Ho intonato questo Sol, che è il Sol della corda vuota, in terza corda. Stesso tasto trovo il Fa. Sol, Fa, Re, Si, Sol, Fa. Poi a questo punto è molto semplice. Fa, Mi, Re, 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 Do. Poi dopo, l'ultimissimo frammento è torno nella prima posizione col quarto dito sul Fa. Fa, Re, Fa, Fa, Re, Fa. E quindi il tema è terminato. Charlie Parker, suonato con il nostro contrabbasso, e dal vostro Mr. Sunny Bass. Grazie e alla prossima.